In questo video parliamo di cancel culture, propaganda e apologia del... Immaginate questo scenario. Siete attratti dal mondo del cinema e finalmente potete coronare il vostro sogno, creare una società editrice slash di distribuzione. Dato che avete poche risorse, il vostro catalogo è composto principalmente, se non esclusivamente, da film finiti al pubblico dominio. Per lo più si tratta di opere come L'abominevole Dottor Fibes o Quando i mondi si scontrano, ma ce ne sono alcune come Zeus l'Ebreo che sono state presentate anche al Festival di Venezia e hanno sbancato al botteghino. Che cosa potrà mai andare storto con un business del genere? Beh, tanto per iniziare, quest'ultima opera, Zeus l'Ebreo, è stata presentata al Festival di Venezia del 1940 e si tratta di un'opera tedesca, supervisionata dal premier dell'epoca, il quale peraltro aveva già sfondato nel mercato dell'editoria con il suo primo e unico bestseller. Se ben ricordo, il romanzo si chiamava I miei crampi e fu un successo mondiale. Pensate che vendette decine di milioni di copie, anche se i detrattori tendono ad affermare che tutto questo successo fu il risultato di una campagna di marketing decisamente militare, volta a sottomettere nazione dopo nazione. Gli eredi di questi detrattori, noti come Associazione Nazionale Partigiani Italiani e Osservatorio per le Destre, si sono resi conto che questo film si trova nelle nostre edicole. E dopo aver fatto una velocissima valutazione, hanno lanciato un attacco frontale. Com'è possibile che nel 2021 qualcuno vada a recuperare quel tipo di film là? Tra l'altro senza neanche mettere un disclaimer. È una cosa scandalosa. A ruota gli sono andati dietro anche alcuni politici. Tanto, che cosa può andare storto nel criticare un film? Iniziamo dalla genesi del film. Io mi immagino l'artista mancato da una parte e il suo ministro per la pubblica istruzione e propaganda dall'altra chiusi nella stessa stanza a Berlino. L'artista mancato sottolinea il fatto che i tedeschi devono avere una propria produzione cinematografica di livello e tra l'altro bisogna anche propagandare i valori dell'epoca, che comprendono ovviamente la lotta ai nemici. Il ministro per la pubblica istruzione, che è uomo di cultura, si ricorderà perfettamente di un'opera, Sus l'Ebreo o qualcosa del genere. Quest'opera è già stata trasposta nel 1934 su pellicola. È un film inglese. Racconta la storia di un ragazzo che vive nei primi anni del 1700 e qualcosa, ghettizzato, nel senso che vive letteralmente nel ghetto, e appartiene a un'etnia, quella ebrea, che viene pesantemente penalizzata dai tedeschi dell'epoca. Sostanzialmente, questo ragazzo riesce a farsi notare dal sovrano dell'epoca e del territorio, che se non sbaglio era un duca, viene preso sotto la sua ala protettrice, riesce con impegno a scalare la scala sociale, ma soprattutto riesce ad amministrare bene il regno per la parte che gli compete fino a diventare ministro delle finanze. Poi purtroppo il sovrano cadrà in disgrazia, perderà la vita per infarto e lui verrà ingiustamente accusato e condannato. Sostanzialmente questa persona, Sus, verrà impiccata da innocente per il solo fatto di appartenere a un'etnia diversa e aver avuto una relazione con una ragazza caucasica e cattolica. Se non vado errato, o luterana protestante, non lo so, però il concetto di fondo del film inglese è questo. Goebbels ha un colpo di genio e dice: non facciamo la solita cosa noiosa, trita e ritrita, cambiamo i parametri. Prendiamo il protagonista e invece di descriverlo come un eroe, lo rendiamo un antieroe. Tanto nel 2021 capiranno esattamente che cosa significa. Facciamo in modo che questa persona non sia buona e riesca a scalare la scala sociale impegnandosi e facendo del bene. Al contrario, rendiamolo un bippone dentro. Facciamo in modo che sia una persona gretta. Magari lo creiamo con tutti i peggiori difetti, facciamo in modo per esempio che sia un gioielliere, i gioiellieri sono evasori per definizione, sappilo, facciamo in modo che il
il regnante sia uno smidollato, decadente, sperperatore di denari con le pezze al fondoschiena, che decida di farsi finanziare da questa persona dai dubbi gusti morali. Il protagonista è uno scalatore sociale di professione, quindi presta del denaro al sovrano, letteralmente gli dà dei gioielli ultra scontati, tanto parte del prezzo il sovrano la pagherà in altro modo. Dopodiché si fa portare a Stoccarda, se non vado errato, era la capitale del ducato, dove qui si farà nominare ministro delle finanze. Il duca ottiene in cambio finanziamenti per cose frivole, una guardia privata che lo protegga, un ballo di corte e altre cose di cui può fare benissimo a meno. Il consiglio cittadino naturalmente si oppone a questi sperperi. Alla fine della fiera, questo consigliere, ministro delle finanze, ottiene il controllo delle strade e inizia a mettere dazi ogni 30 metri. Trova poi delle case che sono troppo vicine alle strade o di persone che gli stanno antipatiche, le fa requisire e abbattere, e questi poveracci si tolgono anche la vita perché hanno perso tutto. Questo ministro naturalmente è anche un mandrillone, ha un debole per le ragazze, tra l'altro di etnia diversa dalla sua, e volenti o nolenti con lui ci vanno. Lui usa argomenti molto molto convincenti del tipo ti stermino tutta la famiglia. Alla fine della fiera il sovrano inetto ha un infarto, come è avvenuto peraltro nella realtà storica dei fatti. Il popolo insorge, arresta questo consigliere economico e lo fa impiccare. Tra l'altro, la scena con cui il consiglio cittadino, naturalmente composto da persone ligie alla legge, basta guardare questo pezzo qui per rendersi conto di quanto siano ligi alla legge. E naturalmente il finale è questo qui. In pratica, Goebbels fa quello che farà la Marvel nel 2017. Prende un eroe, lo trasforma in anti-eroe. Trovate tutto in Captain America Secret Empire, in cui il nostro Beniamino in realtà è un agente dell'Hydra. E tra l'altro con Goebbels qualcosina aveva anche a che fare. Questa è la storia del film. Naturalmente, trattandosi del premier tedesco dell'epoca e del ministro della pubblica istruzione e propaganda, questi due decidono ovviamente di reclutare direttamente registi e attori. Il film viene naturalmente girato, viene pubblicato, nel 1940 viene anche presentato a Venezia, ottiene un notevole successo al botteghino, anche perché Goebbels impone a tutto l'esercito, in particolar modo a Gestapo e SS, di andare a vederlo, pena sanzioni atroci, e riesce a imporsi sul mercato, un mercato che è naturalmente ancora acerbo, non ci sono moltissime opere. Pare che questo film faccia anche da cattivo maestro, perché dopo averlo visto il pubblico ne esce con un'opinione leggermente distorta, delle persone di una certa etnia, ragione per cui una volta fuori vanno a compiere atti di teppismo contro queste persone che vengono viste non solo come diverse, ma anche come Beep Inside, e questo è un dato di fatto. Poi, naturalmente, la seconda guerra mondiale volge al termine e il film viene giudicato una seconda volta a un festival che credo si chiami il Festival di Norimberga o qualcosa del genere. Qui viene valutato sia il regista che gli attori. I parametri di valutazione dei critici erano molto molto diversi. Basti sapere che il regista è stato accusato di crimini contro l'umanità. Manco fosse il regista di Suicide Squad, quello del 2016, o di Lanterna Verde. Gli attori principali adottarono due linee di difesa leggermente diverse. Uno dei due disse: ero giovane, avevo bisogno di lavorare, non potevo lavorare nel settore delle luci rosse perché non ero attrezzato. Ho dovuto girare questo film, vi prego, perdonatemi. Mentre il protagonista ha avuto una critica più intellettuale. Vi giuro, il mio personaggio era tutto tondo. È stata la regia a tagliare tutte le scene interessanti. Hanno massacrato Sus, peggio del Joker di Jared Leto. Sono rimaste solo le scene brutte e cattive. Hanno eliminato tutto quello che lo rendeva un umano complesso a tutto tondo. La seduzione di una ragazza diversa è stata trasformata in violenza, ma io non volevo, non sapevo. Hanno fatto un mucchio di tagli, è tutta colpa del regista e dell'altro tizio, Goebbels. Io non c'entro nulla, hanno massacrato un'opera che era fantastica. Come? Sì,
In effetti avevamo chiesto di precisare che eravamo di pura razza ariana e che non eravamo ebrei, ma credo che poi si sia trovata una via di mezzo, perché a quell'epoca, insomma, se interpretavi un cattivo, la gente era capace pure di aggredirti. Non è come al giorno d'oggi che se incontri l'attore che ha interpretato il Joker gli chiedi l'autografo. Lì all'epoca ti arrivavano mazzate su mazzate. Alla fine del processo, la giuria del Festival di Norimberga graziò sia il regista sia gli attori. È la solita vecchia storia. Dove non c'è un'impresa matura e si dipende dagli aiuti e dai finanziamenti di Stato, registi e attori si adeguano al trend, perché l'alternativa è non lavorare in quel settore, essere perseguitati o addirittura incarcerati. Per cui a Norimberga chiusero un occhio. In realtà li chiusero tutti e due, perché se avessero dovuto perseguire tutte le persone che hanno lavorato a fini di propaganda, non avrebbero finito più. Parliamo letteralmente di migliaia e migliaia di persone. Statisticamente parlando, Goebbels, il ministro della pubblica istruzione e propaganda, fece preparare oltre 1.000 film da somministrare ai tedeschi e nei territori occupati. Per cui capite bene il problema e il fenomeno. E questa è una lezione di storia, sostanzialmente. Il problema giuridico e sociale risiede nel fatto che, secondo l'ANPI e l'Osservatorio per le Destre, è sbagliato riproporre questo materiale così com'è. Nell'edizione di AER, che se non sbaglio è l'editore criticato, il film viene mostrato con le sue locandine originali, non c'è alcun disclaimer, non c'è alcuna contestualizzazione, c'è soltanto il film così com'è. E nei contenuti extra ci sono pure filmati di persone di etnia ebraica che portano la stella e lavorano felici e contenti in un ghetto. Evidentemente l'ANPI e l'Osservatorio per le Destre giudicano in maniera estremamente negativa il fatto che qualcuno abbia riproposto questo materiale e latatamente affermano che questo tipo di condotta integra l'apologia del Ora, questo discorso è completamente privo di basi giuridiche. Teniamo presente che questo film esiste da 80 anni, si trova liberamente nella rete e fa parte degli archivi del Ministero della Cultura tedesco. Dovreste poterlo trovare tranquillamente su YouTube nel canale dedicato. Se fosse stato materiale di quel tipo lì, i tedeschi probabilmente lo avrebbero distrutto o quantomeno censurato. Invece si trova da anni su Amazon, nelle edicole ogni tanto, e certamente su internet, ma nei canali ufficiali, non in quelli pirata dove devi arrivare cliccando su 48.000 link. Per quanto riguarda il diritto italiano, non c'è nessun motivo per censurare questo film. Si tratta di un film brutto quanto vogliamo, povero di contenuti, tremendamente stereotipato, ma è stato registrato apposta per essere così stereotipato, che probabilmente non piacerà a nessuno. Ma se di fatto usassimo i parametri dell'ANPI per censurare i video, non resterebbero molte opere in piedi del secolo scorso o di questo. Pensate per esempio alla trilogia di Rambo. È una critica sociale fortissima nel primo film in cui c'è John Rambo disadattato che si trova ad affrontare dei poliziotti americani che sono bipponi inside. Nel secondo video troviamo come cattivi vietnamiti che violano ogni regola, ogni legge, sono praticamente degli animali che passano il loro tempo a torturare poveri prigionieri americani. E nel terzo film della serie troviamo addirittura i talebani buoni che combattono contro i russi cattivi, russi che ancora una volta sono completamente privi di scrupoli e visti come delle macchiette assetate di sangue americano, naturalmente. Ma moltissimi film del secolo scorso sono su questa linea qui. Forse, ma forse, salvi qualche 007, ma anche lì le donne e i russi sono visti in un certo modo, quasi parodistico per alcuni aspetti. Ma soprattutto ANPI e l'Osservatorio per le Destre dimenticano che questo film qui viene mostrato proprio dalle associazioni israeliane o comunque ebraiche. Su YouTube trovate uno spezzone di questo tipo qui, dove uno studioso di origine ebraica spiega ai ragazzi qual è il contenuto di questo film e ne anticipa la visione.
Visione che peraltro ha luogo nell'aula magna di una scuola di fronte a tanti studenti, non esattamente nel retrobottega di una birreria dove si incontrano dei cosplayer di Monaco, per intenderci. Quindi, giuridicamente parlando, è tutto fumo e nessuna sostanza. Questi film possono essere liberamente tradotti e distribuiti. Semmai è il caso di chiedersi se davvero vogliamo una società dove gli errori del passato vengono censurati. Perché alla fine della fiera, se noi distruggiamo quello che è stato fatto prima, male, a torto, con violenza e tutto il resto, cancelliamo anche il ricordo di quelle storture, cosa che non dovrebbe avvenire. Dal passato bisogna imparare, non bisogna soltanto vergognarsene, bisogna comprendere che nel passato gli esseri umani hanno fatto degli errori anche tragici e gravi. Ora sono passati 80 anni e possiamo comportarci in maniera molto più matura e migliore rispetto ai tizi che nel 1940 bruciavano ancora libri e opere non gradite. E comunque, se volete vedere dei film trash, il mostro che sfidò il mondo non è poi tanto male. Guardatelo al posto di questa roba qui. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in alto, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie ancora e buona giornata.